Amici di Paddock News, buonasera Città del Messico, siamo qui per il commento conclusivo del Gran Premio disputato qualche ora fa. Cosa dire di questa gara? Beh, sicuramente il risultato del Gran Premio è stato profondamente modificato dalle decisioni dei commissari. La Ferrari ancora una volta è passata dalla gioia del podio di Vettel alla delusione per una penalità rimediata per la manovra appunto di Sebastian ai danni di Daniel Ricciardo, che lo attaccava con gomme più fresche. Il pilota tedesco è stato riconosciuto colpevole di aver modificato la propria traiettoria durante la frenata, cosa che, come sappiamo, è vietata dal Gran Premio degli Stati Uniti, ed è stato appunto punito con una penalità di 10 secondi sul suo tempo finale. La classifica della gara così è completamente stravolta. Infatti sul podio va Ricciardo, ora al terzo posto. Quarto posto invece per Max Verstappen e solamente quinto Vettel. Sicuramente riguardo alle decisioni di oggi ci sarà molto da discutere, perché ancora una volta la sensazione e l'impressione che siano stati utilizzati due pesi e due misure nei confronti della Ferrari e Vettel e della Red Bull e Verstappen da un'altra parte. Il giovane olandese si è reso protagonista oggi di numerosi episodi discutibili, sia con Vettel ma anche con lo stesso Nico Rosberg alla partenza. Un elemento che secondo me è passato molto sotto traccia e non è stato sicuramente valutato dai commissari, che hanno infatti combinato una penalità di soli 5 secondi a Verstappen, è stato proprio il suo comportamento antisportivo che ha sostanzialmente fatto da tappo a Vettel, che sta cercando di superarlo, ed anzi ha favorito il ritorno di Ricciardo, che appunto avendo gomme più fresche, più tenere, più performanti, poteva attaccare il ferrarista. Siamo convinti che da qui al Gran Premio del Brasile, fra 2 settimane, si parlerà molto di questo episodio. La Ferrari ancora una volta sembrerebbe appunto penalizzata da una decisione della FIA e dei commissari. Quindi appunto ci sarà veramente molto da discutere su questa decisione, che peraltro ricordiamo inappellabile, quindi la Ferrari non potrà fare alcun ricorso. Fra 2 settimane appunto, come detto, si correrà in Brasile, sullo storico circuito di Interlagos. Nico Rosberg avrà un altro match point per la conquista del titolo iridato. Infatti ora con 19 punti gli sarà sufficiente conquistare una vittoria per appunto rubare il mondiale dalle mani di Lewis Hamilton, che con la vittoria di oggi è apparso molto galvanizzato, molto determinato, ma purtroppo anche lui si dovrà arrendere all'evidenza, che se non capiterà qualche episodio particolare o imprevedibile, il mondiale finirà in Germania fra le braccia di Rosberg. Quindi vi rimando ai nostri prossimi video, direttamente dal Brasile, per il Gran Premio del Brasile, appunto, che seguiremo da Interlagos. Buona serata a tutti.